galeone. Sì, così sembrerebbe. Porca miseria. È un cimitero galleggiante. Andiamo da questa parte. Sicuro come qualsiasi cosa su quest'isola. Stiamo avvicinando. No, merda. Guarda, è Sam. È circondato. Forza, andiamo a salvarlo. Devo raggiungere la spiaggia. Mamma!
più sono grandi, più è dura tirarli giù. Wow, accidenti! Ora si ragiona. Abbatteli! Al riparo, lancio una granata! Oh, no, 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 no! Tagliamo attraverso la stiva della nave. Sì.
Che dici? Passiamo di qui. Ok, dove sarà andato, Sam? È andato di qua! Beh, ecco la risposta. Ah, è un vero piacere vedervi. Sì, ma che ne dite di andarcene da questa spiaggia? Assolutamente. Hai l'accendino? Thank you.
faccio io! Ok, forza! I nostri amici sono tornati! Ma fuori con i pirati! Smettiamolo che... Cristo santo, ma quanti camion ti sei portato? Come on.
D'accordo, camion. Noi due. Come va, Nate? Occhio! Lanciami l'RPG e vattene via! Ok, ora si passa in serie. Sistema quei bastardi, ok? Non piacere! Nome di Dio e della libertà, stronzo. Suonava meglio nella mia testa. Bel lavoro, ragazzo! Beh, grazie per l'aiuto! Vieni, ti tiro fuori di lì. Sì, grazie. Ci si rivede. Già, ottimo tempismo. Sì, beh, stare lì ad aspettare mi ha messo ansia. Sì, no, dobbiamo ancora trovare Sam e Elena. Ehi! Ehi, voi state bene? Sì. Abbiamo sentito le esplosioni. Merito del vecchio. Gli hai salvato ancora le chiappe? Ovviamente. Come stai? Bene. Bene, me la sono vista brutta, ma... mi ha aiutato lui. Ehi. Ehi. E quello? Oh, mi hanno sfiorato la spalla. Tu? Una rupe mi ha sfiorato la faccia. Come avete perso Rafe? Ha condotto i suoi dritti in una trappola di Avery. Beh, furbo. Sì. Ehi, senti, per quella storia di Alcazar... Ok, meglio se ne parliamo dopo. Dove si va? La spiaggia, al di là della città. Ok. Bene, spero che il rumore non abbia attirato l'attenzione. Anch'io. Ehi, ehi, ehi. Scusate, che facciamo? Secondo te ce ne andiamo da quest'isola? Giusto, potremmo fare così. O procedere in quella direzione, che è una scorciatoia. E verso cosa? Il tesoro di Avery. Wow. Voglio dire, Rafe vuole fare il giro, ma... Fanculo, Rafe! Ehi, Victor, con tutto il rispetto, forse non dovresti... Non capisci proprio quando arrenderti. Siamo qui per lo stesso motivo, giusto? Giusto? Non siamo venuti a cercare il tesoro. Siamo venuti a cercare... E io lo apprezzo molto, davvero, ma... ma siamo vivi. E abbiamo un vantaggio, per ora. Possiamo farcela. Nathan, andiamo. Guarda qui. Ok?
Avery ha affondato ogni singola nave di quest'isola. E lo sai perché? Perché era disposto a tutto pur di tenersi il tesoro. Esatto. Anche sacrificare chi aveva vicino. Per evitare che qualcuno potesse seguirlo. Perché voleva andarsene. Guarda qui. Bene. Ho trovato la sua mappa dell'isola. Ok? Questa è la sua nave, proprio sotto quella montagna. È lì che si trova il tesoro. E Rafe sta già andando proprio in quella direzione, mentre noi siamo qui a discutere come imbecilli. E se invece avesse lasciato l'isola e la sua nave fosse affondata in mezzo all'oceano? E allora cercheremmo dove è affondata. Che palle. Da quanto lo inseguiamo, eh? Tu e io. Senza offese per loro. Ma non capiscono. Invece sì, Sam. Lo capiscono. Ok. No. Fidati, hanno già visto questo tipo di ossessione. E Sam, non siamo più ragazzini. Non più. Non dobbiamo dimostrare nulla. Victor, l'aereo? Di qua. Manca molto? Ci siamo quasi. Oltre questo po'. Ci stessi aspettando all'aereo? Impossibile. E tu come lo sai? Perché sono diretti alla montagna. Per il tesoro. È un bel salto. Come hai fatto ad arrivare qui? Ho scalato qualche muro, ma forse sarà meglio trovare un'altra strada.
Sono saltato giù, ma è troppo alto per arrampicarsi. Già, e se trovassimo qualcosa su cui salire? Dammi una mano, Sam. Ok. Grazie, ce la facciamo. Vedete una via d'uscita? Ehi, ragazzi, di qua! Guardate che meraviglia. Sembra proprio una funivia. Funziona ancora. Non vedo i comandi, ma potrei tirare la piattaforma con la corda. Forse se raggiungessimo quella piattaforma di legno. Ci siamo quasi. Non vedo l'ora di dormire nel mio letto. Così vicini, ma così lontani. Ho un'idea. Nathan, mi dai una mano? Ok. Ok, Victor, mi aiuteresti un secondo? Certo. Forza, Nathan. Ecco, noi lo teniamo fermo e tu salti. Vorrai farmi cadere, vero? Mi tenti, ma no. Beh, forse. Ce l'ho fatta! Ok, siamo pronti. Impressionante per un manipolo di pirata. E questo è niente, dovresti vedere gli ascensori. Hanno degli ascensori. Oh! Aspetta! State tutti bene? Sì, è come sulle montagne russe. Sali su, Nathan! Nathan, ora sali, ti tiro su. Su, salta, presto! Ehi, dammi la mano. Già sei! Sam! Sam, andiamo! Ok. Dai, salta, ti prendo! Forza! No, toglitelo dalla testa, capito? Mi spiace avervi coinvolti. Tutti voi. Ehi, ormai non importa più, d'accordo? Devi saltare! Voglio andare fino in fondo, Nathan. Sam. Ehi, stammi a sentire, se te ne vai, non sperare che ti segua. Capito? Mi dispiace. Sam! Stupido testone.
Ha letto il tuo blef. Finirà per farsi ammazzare. Andiamo. Mi sa che ha ragione lei. Certo, ragazzo. Muoviamoci. Prima lo salvo e poi lo pesto. Andata, ma prima pensiamo a salvarlo. Che cosa crede di fare? Dopo tutto quello che abbiamo, non era abbastanza. Troviamolo e basta. Potremmo superare il muro con questo. Coraggio! Ti aiutiamo noi! Pronti? Un attimo! Fatto! Ok. Bene. Visto? Non reggerà molto. Nate, vai! No, un attimo! Andiamo! E ora come facciamo a salire lassù? Non facciamo in tempo. Nate, no, non da solo. Tranquillo, vado e torno, ok? No, non lo convincerai a rinunciare. Userò le maniere forti se necessario, ma comunque lo porterò via. Tu avvicina il più possibile l'aereo alla montagna e preparati a un decollo rapido. È l'unico che so. Non è giusto. Eh?
Per i piatti faremo a turni. E non azzardarti a non tornare. Ti amo. Anche io, cowboy.